Ciao a tutti, sono Candida. Nel video di oggi farò un bigliettino di auguri dove utilizzerò i materiali per l'embossing, e cioè la pistola, il timbro e le polveri particolari. Così come vi avevo anticipato in uno dei miei video, vi faccio vedere come funziona questa tecnica. Per iniziare vediamo come funziona il particolare timbro e le particolari polveri per l'embossing. Quindi andiamo a timbrare il nostro supporto con questo timbro, che è un timbro apposta per l'embossing. Allora, ho deciso di utilizzare questi timbri stamperia. Adesso decidiamo di metterli tipo così. Come ho già detto negli altri miei video, se non avete questo supporto, questa piattaforma per timbrare non è un problema. L'unica cosa, mentre io potrò ripetere più volte il timbro, voi avrete solo una possibilità e quindi dovrete cercare di farlo al meglio già la prima volta. Vedete, questo timbro è trasparente, quindi lascia questa patina trasparente sulla carta, sul quale poi andremo ad applicare le speciali polveri. Quindi io schiaccio bene. A questo punto, anche se non si vede nulla, sulla carta è rimasta impressa la sagoma del nostro fiore. Quindi cosa facciamo? Andiamo a versare sul nostro bigliettino una polvere per embossing, che è una polvere che praticamente nel momento in cui viene scaldata con l'apposito phon si attiva, si gonfia e rimane impressa sulla carta. Ora io spargo la mia polvere. Questa è una polvere che rimarrà trasparente e vedrete l'effetto finale quando passerò uno dei miei timbri di stress, che lascerà il colore intorno, ma mi lascerà trasparente la parte dove c'era, dove ho timbrato il fiore. Ok, a questo punto già il mio fiore è apparso con la polvere depositata sopra. E andiamo a scaldare col phon il nostro bigliettino per far attivare la polvere. La particolarità di questo phon è che, nonostante sia molto caldo e molto potente, praticamente non smuove molto l'aria e quindi non permette alla polvere che si è depositata sulla nostra carta di volare via, ma la fissa, la fa gonfiare e fa apparire il nostro disegno. Ora, nel nostro caso specifico non si vede nulla perché la polvere che ho usato è una polvere trasparente, quindi si vede solo in controluce, ma vedrete che verrà fuori nel momento in cui passerò il timbro sul mio supporto. Passo il solito timbro che uso sempre della Distress, il Vintage Photo, vado a bagnare il mio tampone e delicatamente lo passo sul mio disegno. In questo modo vedete che piano piano compare il disegno che ho timbrato sulla mia carta, così, in questo modo è comparso il timbro del mio fiore. Ora vado a sporcare meglio i bordi, così. E vado a timbrare direttamente sul supporto il mio augurio. L'augurio utilizzo il solito timbro nero indelebile, così.
questo è il risultato finale con le polvere embossing. Fatto ciò, andiamo a fare la seconda parte del biglietto. Con la Big Shot e con questa cartella per goffrare la carta, vado praticamente a imprimere il disegno su questo mio cartoncino, in questo modo. Passo due volte, così sono sicura di lasciar bene impresso il segno. E vediamo la nostra carta perfettamente imbutita. Vediamo come assemblare il biglietto. Allora, intanto passiamo il timbro intorno alla carta che ho imbutito con la cartella per la goffratura, così. A questo punto voglio far passare un nastro qua sotto, diciamo che, allora, l'idea è mettere l'altro cartoncino qui e quindi diciamo far passare un nastro a questa altezza qua. Metto dello scotch per tenere fermo il nastro e facciamo la stessa cosa dall'altro lato. Quindi tagliamo qui così. Così è sufficiente. E blocchiamo con un altro pezzo di scotch il nastro dall'altro lato. In questo modo. Lo mettiamo dritto, così. Così. Quindi andiamo ad incollare il nostro cartoncino goffrato sul bigliettino che ho già tagliato. In questo modo. Incolliamo anche questi due cartoncini tra di loro. E adesso completiamo con l'incollare il tutto sul bigliettino. Così. Per finire facciamo ancora passare il nastro qua sotto, così. E andiamo a fare un nodo. Il nostro bigliettino è completato. Voglio farvi vedere come creare le buste per contenere i bigliettini. Allora, in questo caso voglio utilizzare un foglio A4, così facciamo una busta con la grandezza massima che possiamo fare e vediamo fino a quale misura di bigliettino può contenere. Allora, in formato A4, quindi questo lato è 21. Per creare una busta dobbiamo avere un cartoncino quadrato, quindi andiamo a tagliare dall'altra parte il cartoncino in modo da avere il quadrato 21x21.
così. Una volta realizzato il nostro quadrato, cosa facciamo? Allora, io utilizzo la penna, così vedete bene le linee. Chiaramente voi lo fate a matita, così poi potete cancellare. Allora, per comodità mi vado a prendere i riferimenti del centro del mio quadrato, quindi vado a segnare con due linee le due diagonali, così. Una. E due. Così. Questo perché cosa facciamo? Noi prendiamo la nostra busta, io adesso prenderò questa. Allora, considerate che il quadrato che dobbiamo realizzare deve essere generalmente, per contenere la busta, 6 cm più largo della parte più lunga del bigliettino. Quindi diciamo che se questo bigliettino ha questa lunghezza che è 15, io ho aggiunto 6 cm, quindi siamo arrivati a 21, e 21 è il quadrato che io ho utilizzato per creare la busta. Cosa faccio? Prendo il bigliettino e lo metto al centro del mio quadrato, cercando di essere più precisa possibile. Per questo mi sono segnata i centri, così. A questo punto cosa vado a fare? Semplicemente vado a fare un lavoro del genere. Vado a segnare con un attrezzo tipo questo, a fare un piego, a segnare la carta dove dovrò fare un piego. Quindi cosa faccio? Mi tengo leggermente oltre il mio bigliettino, ma proprio un pelino, perché poi il bigliettino chiaramente lo devo inserire all'interno del biglietto. Quindi faccio questo lavoro qui. Segno 1. Segno 2. Allora, una volta fatta questa operazione, noi abbiamo segnato la nostra carta, non dobbiamo fare nient'altro che andare a tagliare i 4 spigoletti. Con una forbice tagliamo i 4 spigoletti così. Li tagliamo proprio leggermente, un pochino più larghi di dove abbiamo segnato, in modo che quando andiamo a piegare, adesso vedrete, non diano problemi, così. E non ci resta nient'altro da fare che andare a piegare la nostra carta dove abbiamo fatto i pieghi. Quindi in questo modo. Voi chiaramente cancellerete le righe e facciamo questo lavoro. Andiamo a piegare. Andiamo ad incollare la parte sottostante. Così. E come avete visto, in men che non si dica, abbiamo creato la busta per il nostro biglietto. Ora, vedete che la busta è perfetta per contenere il nostro biglietto, perché in realtà abbiamo creato proprio il biglietto, l'abbiamo creato proprio la busta sulle dimensioni del nostro biglietto. Vedete che è un lavoro semplicissimo.
E qui si può ancora fare una cosa che io faccio sempre sulle mie buste perché le rende ancora più carine e più comode. Vi faccio vedere. Allora, in questo caso io utilizzo una fustella con una farfalla, ma voi potete utilizzare qualsiasi cosa. Basta anche solo fare semplicemente un cerchio, un cuore, qualsiasi cosa vogliate. Comunque, in questo caso fustello la farfalla, così. Potete anche fare di un altro colore se volete che... E la vado ad incollare solo in una parte, così. Solo per una parte. Facendo così, praticamente, voi avrete il fermo per la vostra busta che non si aprirà. Quindi immaginate un cerchio, immaginate un cuore, immaginate quello che volete. Comunque, tendenzialmente io metto sempre un qualcosa che mi tenga bloccata la busta. Questo è il risultato finale, bigliettino più busta, l'ho timbrato con lo stesso timbro che ho utilizzato per fare il biglietto, così rimane tutto incordinato. Ho passato il distress anche sulla farfalla, vedete, per tenere chiuso il mio bigliettino. E questo è il lavoro finito. Se avete dubbi o domande da fare, scrivetemi, sarò felice di rispondervi. E se questo video vi è piaciuto, vi ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube Candida Lo Russo, così da non perdere i miei prossimi lavori. Detto questo, non mi resta che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!